chiude un anno ricco di novità, con un bilancio molto positivo in termini di nuovi modelli lanciati e soprattutto in termini di mercato. Il mercato è cresciuto molto quest'anno e si preannuncia in crescita anche l'anno prossimo. Non a caso siamo a Bologna. Sì, quindi chiudiamo questa puntata natalizia proprio qua da Bologna, facendovi gli auguri e facendovi vedere un po' un riepilogo delle ultime novità che hanno chiuso questo 2016. E in prospettiva le novità per il 2017, diciamo, da mettere sotto l'albero di Natale. Probabilmente sarete reduci dal cenone, dal pranzo di Natale. Smart presenta una curiosità che starebbe benissimo sotto l'albero degli appassionati di cucina. Si propone con un'idea divertente. Da ormai 20 anni Smart ci ha abituato a queste idee, alla estrema personalizzazione, che poi è un po' alla base anche dei valori, no? Innovazione e stile di vita in Smart si combinano perfettamente. In questo caso, Comfort Food, possiamo organizzare un perfetto picnic, ovviamente piastra a induzione, macchina del caffè Lavazza, estrattore, frigorifero, piatti, bicchieri, ovviamente tutto rigorosamente per due, in modo da poter sfruttare al massimo la mobilità di Smart sia in città ma anche per una breve scampagnata fuori porta. Le novità annunciate per i prossimi 3 anni, ma già quest'anno non si scherza in termini di novità nel gruppo PSA. Che cosa mettiamo sotto l'albero di Natale degli italiani? Ah, mettiamo novità prodotto importanti, perché se il progetto di PSA è un progetto ovviamente basato sul prodotto che si svilupperà per l'Italia, come hai detto tu, in maniera abbastanza articolata con questi nuovi lanci, già il 2016 è stato un anno denso, perché lato Peugeot c'è stato il lancio di 2008-3008, quindi l'offensiva nei SUV, e continuerà con 5008 qua al Motor Show in anteprima nazionale. E poi il lato Citroen finalmente ha svelato la nuova C3, è una macchina che va veramente al centro di quella che è la strategia del brand Citroen, nel senso macchina differente, macchina con un design comunque ispirato, completamente diversa dalle vetture del segmento B, perché deve riprendere la grande tradizione di Citroen di essere differente rispetto agli altri. E infine c'è DS, che lancia qua al Motor Show questa performance line, che va una linea trasversale su tutti e quattro i modelli, che va a accentuare gli aspetti sportivi della gamma, quindi una deriva GT molto importante per un brand come DS, nuovo, che fa dello stile, del lusso e del lusso alla francese uno dei pilastri, coniugati ovviamente all'innovazione tecnologica, come sono sempre state le DS. Sotto l'albero di Natale Citroen fa trovare una vettura fondamentale come C3, talmente fondamentale che ce ne sarà anche una versione che tornerà nel Mondiale Rally, ce ne parli? Certo, nuova C3 ha un compito importantissimo, quello di rinnovare la grande tradizione sportiva del marchio nei rally. Citroen ha una storia di 8 titoli di campione del mondo consecutivi, vinti grazie anche all'epopea di Sebastian Loeb, il pilota da rally più vincente della storia, e oggi e soprattutto all'inizio del nuovo anno, nuova C3 affronterà il campionato del mondo WRC del 2017, già con la prima gara a Monte Carlo, e lo fa con questa vettura sportiva assolutamente cattiva dal punto di vista agonistico, una vettura che rispetto alle WRC dell'anno precedente è ancora più potente, 380 cavalli, appendici aerodinamiche per incollarla veramente a terra e permettere le prestazioni ancora più esasperate, un peso ridotto, insomma vetture veramente spettacolari da vedere, da godere direttamente vicino a casa nostra, a Rally Monte Carlo o in televisione. Cosa puoi promettere per le feste di Natale e per l'anno nuovo a un cliente tanto esigente come il cliente DS?
Ma allora, sicuramente DS Automobile si firma spirito avant-garde e quindi ha questo spirito di innovazione che fa parte del suo DNA, che tra l'altro eredita dal suo passato, dalla sua storia, e quindi è proiettata verso il futuro, quindi tecnologie, quindi sicuramente innovazione anche in termini di design, ma anche eleganza, raffinatezza. Quindi questi sono tutti gli ingredienti che fanno parte del DNA del marchio DS e che ben ritroviamo anche nella sua gamma commercializzata. Un regalo che tutti gli italiani automobilisti appassionati di vere automobili vorrebbero sotto l'albero, forse è questa macchina. Perché secondo te? Beh, allora, l'F-Type è per antonomasia la vettura più sportiva e più bella della gamma Jaguar, e nel panorama automotive è una di quelle che forse può regalare le emozioni più forti, le emozioni estreme, soprattutto in questa versione SVR, creata, sviluppata, ingegnerizzata e prodotta dalla nostra divisione speciale in Jaguar Cars, che è il reparto Special Vehicle Operations. Le prestazioni, d'altra parte, sono una parte integrante del DNA Jaguar. Abbiamo l'opportunità di promuovere tutta quanta la gamma con una nuova incredibile tecnologia, che è la tecnologia Jaguar All-Wheel Drive. Si tratta di una tecnologia di trazione integrale intelligente che all'occorrenza, grazie all'elettronica, grazie al controllo dello stile di guida e della condizione del manto stradale, è in grado di trasferire in millisecondi la coppia motrice laddove è veramente necessario, e quindi diventare una trazione poi integrale nel momento in cui questo serve. Ma se non serve, la trazione rimane al posteriore, è una cosa che caratterizza Jaguar da tanti anni e abbiamo voluto conservarla proprio alla luce della prestazione e della sportività che caratterizza il nostro marchio. Bene, l'abbiamo aspettata a lungo, ma adesso è venuto il momento di provarla e di provarla in pista. Sotto l'albero di Natale di Suzuki troviamo la Ignis, una vettura originalissima. Sì, una vettura tutta nuova, e i nostri concessionari l'hanno trovata sotto l'albero come un bel regalo. Per noi è la seconda novità, o meglio diciamo anche la terza novità del 2016, il porte aperte sarà ad inizio del 2017 ed Ignis sfonda e va a creare un nuovo segmento. È una vettura compatta, una vettura di 3,70 m, ma con molta tecnologia e con uno stile inconfondibile. È una vettura da un carattere iconico, porta con sé tanti tratti della storia Suzuki. Suzuki è una casa famosa ed esperta nel mondo per soprattutto due cose: la sua esperienza nel 4x4 e la sua esperienza nelle vetture compatte. Domenico, se dovessi scegliere un regalo da mettere sotto l'albero, qua ci sarebbe l'imbarazzo della scelta per noi sportivi dell'automobile. Sì. Tu quale sceglieresti? Beh, chiaramente la Ford GT è un po' il regalo più bello, più diciamo così, unico, incredibile, al di là del fatto che qui oggi in Italia è un'anteprima nazionale. Mi fa piacere che finalmente è arrivata in Italia questa vettura che ha una storia incredibile, perché la GT40, quella che ha vinto 50 anni fa nel 1966 a Le Mans, ha fatto la storia. Dopo 50 anni quest'anno ritorniamo a Le Mans, vinciamo, ed è una soddisfazione incredibile per il nostro brand. Quindi ritornare a Bologna con il nostro stand qui, che è uno stand fortemente for performance, dove ci sono le vetture adrenaliniche, no? Quindi pensiamo alla GT o pensiamo alla Mustang, alla Focus RS a 350 cavalli, alla Focus ST, ma mi fa piacere presentare qui a Bologna la nostra nuova gamma ST-Line, che è una personalizzazione sportiva su vetture come Fiesta, come Focus, come Mondeo, come Kuga, al cliente di avere una personalizzazione sportiva sia nell'esterno, quindi con la griglia anteriore, con le minigonne, con gli interni, con dei tessuti, con dei sedili sportivi, con impunture rosse, con pedaliera in alluminio, ma con motorizzazioni accessibili. Se pensi che la Fiesta ST-Line ha anche un motore 1.5 diesel da 75 cavalli per neopatentati, vuol dire che il vestito sportivo è veramente per tutti. Ecco, appunto, hai citato Fiesta, che qua si presenta in anteprima
nazionale di fatto. La nuova Fiesta, che poi tra l'altro abbiamo presentato un evento al GoFarder a Colonia, il GoFarder numero 3, con tutti i concessionari d'Europa e con tutti i dipendenti di Ford Europa, arriverà la prossima estate, che è una vettura completamente diversa, una nuova macchina che tra l'altro ha una declinazione su quattro livelli: la Fiesta Titanium, la Fiesta ST-Line, la Fiesta Vignale, perché la parte Luxury del nostro brand Vignale ci sarà anche sulla Fiesta, ma anche la versione Active, che è leggermente più alta e che quindi rappresenta la nuova Fiesta, una declinazione su vari tipologie di clienti. Renault, la novità al Motor Show la porta davvero, un giocattolino starebbe bene sotto l'albero. Sono tante le novità che portiamo, sono 6 anteprime nazionali tra Renault e Dacia e qui abbiamo questa piccola Twingo estremamente pepata e forse la più insolente delle 6 novità. È una vettura che ha un look decisamente sportivo che ricorda appunto la Twin R, con questo arancione dedicato, queste bande nere sul lato, questi cerchi Twin R, questa altezza al suolo ribassata di 20 mm, abbiamo preso il miglior motore, il TSI da 90, l'abbiamo passato a 110 cavalli con gli ingegneri di Renault Technology, siamo arrivati a 170 Nm, solo per darvi qualche esempio, da 0 a 100 in meno di 10 secondi e una ripresa da 80 a 120 in poco più di 8 secondi. Forse abbiamo trovato il regalo perfetto per questo Natale, Coyote, perché? Coyote è il regalo perfetto per tutti gli automobilisti, per chi ti aiuta a salvare punti sulla patente, a risparmiare multe, a guidare con prudenza, a salvaguardare anche la tua incolumità. Quale modo migliore per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori di Buon Natale e Felice Anno Nuovo se non a bordo e al volante di Forsud? Sia un dicembre, un Natale felice per tutti e che il 2017 sia dal punto di vista dell'auto positivo come l'estate del 2016. Faccio gli auguri a tutti i telespettatori e quale miglior posto se non quello dell'area motorsport di Renault, dove c'è tanta passione, e io vi auguro per il nuovo anno anche tanta passione, tanta emozione, la vita va vissuta pienamente. Auguri a tutti. Il giorno di Natale non posso che augurare a tutti quanti uno splendido Natale e un grandioso 2017. Un nuovo anno all'insegna del feel good, della positività, dell'ottimismo. Andiamo sicuramente facendo gli auguri di Buon Natale a tutti e vi aspettiamo in concessionaria Suzuki. Un Natale assolutamente tranquillo, di non pensare alle autovetture, di rilassarci, che poi inizio anno Ruota in Pista sarà presente nelle vostre case, quindi avrete modo di conoscere tutte le novità nostre e degli altri marchi. E su queste note vi lasciamo per quest'anno, ritorneremo l'anno venturo con nuovi prodotti, nuove storie di sport. Dal Salone di Bologna è tutto e arrivederci all'anno prossimo. Auguri anche da parte mia, spero sia stato un anno interessante. L'appuntamento è a marzo col Salone di Ginevra, quando torneremo in pista.